preferisco qui, Presidente. Ho tutto qua già, grazie. Grazie, Presidente. Beh, prima di tutto mi aggancerò all'ultima frase detta dal collega Manciulli, che data l'importanza di una legge di iniziativa popolare, e l'importanza appunto per in quanto principio costituzionale di rappresentanza del popolo, la Commissione ha dato grande rilievo a questa proposta e anche in aula si auspica un dibattito proficuo. Manciulli, in aula, in Commissione certamente c'è stato un dibattito, abbiamo anche avuto delle audizioni, ma considerando che questa legge giaceva dal 2008 al Senato ed è stata da noi rispolverata nel 2014, credo che questi palazzi non abbiano mai dato la dignità dovuta alle leggi di iniziativa popolare, che infatti sono una piccolissima, se non quasi insignificante percentuale delle leggi discusse da quest'Aula. In più mi viene da dire, come fate a dire che vi aspettate un dibattito proficuo in Aula quando la proposta del Partito Democratico su questa legge e alcuni emendamenti soppressivi dell'intero articolato, che quindi bloccheranno addirittura la fase di discussione delle dichiarazioni di voto, quindi sostanzialmente non ci sarà alcun dibattito relativo alla proposta. Questo è il vostro stile, d'altronde ci siamo abituati, e anche quando parlate di volontà di riformare la NATO, che appartiene anche a voi, vi dico che esiste nello statuto della NATO, lo conoscete bene in quanto membri anche voi della NATO e dell'Assemblea della NATO, che l'articolo 12 propone proprio il metodo per la riforma della NATO, ovvero che qualunque paese dopo 10 anni di appartenenza all'Alleanza Atlantica può fare richiesta di una riforma della stessa. Se vi sta tanto a cuore questa riforma, dovreste portare avanti magari proposte, non dico come questa perché magari non la condividete, supposto che comunque siete votati dal popolo e il popolo ha presentato questa proposta, quindi quantomeno prenderla in considerazione e portare avanti una vostra proposta alternativa. Invece la vostra idea è di semplicemente cassarla in toto e mettere tutto a tacere, come avete fatto dal 2008 ad oggi, quando avete umiliato tutti i firmatari di questa proposta di legge di iniziativa popolare. Voglio andare nel merito di questa proposta, poi per la parte più politica ci sarà tempo quando arriverà in aula, al di là delle relazioni di minoranza. Questa è una proposta che vuole mettere tutta l'attenzione possibile su una serie di tematiche che riteniamo particolarmente importanti e attuali. Intanto la limitazione della sovranità territoriale, la salute dei cittadini italiani e la tutela dell'ambiente, cose di cui non avete parlato nella vostra relazione di maggioranza perché evidentemente sono quelle più scottanti, fino al rispetto dei principi costituzionalmente garantiti del divieto di azioni militari offensive e del principio democratico di sovranità dell'istituzione parlamentare, quale organo direttamente rappresentato dal popolo italiano. Sul territorio italiano insistono ben oltre 100 basi e installazioni NATO, di cui almeno 50 sono installazioni militari americane, come risulta dal Base Structure Report, sostanzialmente del Dipartimento di Stato di Difesa statunitense. E in questo stesso documento si certifica quali sostanzialmente basi americane, quella di Aviano, di Ghedi, di Vicenza, di Livorno, di Gaeta, di Napoli e di Sigonella, sostanzialmente l'intero territorio italiano. Si tratta di un numero importante, non ufficiale, tra l'altro è difficile da confrontare alla luce della segretezza dei trattati, come si vedrà più avanti, che si aggiunge a quello del personale militare e civile USA in Italia, anch'esso altissimo. Secondo quanto riportato dal sito Defense Manpower Data Center, alla data del 31 luglio 2013 si trovavano in Italia 11.963 militari statunitensi e quasi 6.000 civili. Veniamo poi a un altro numero, quello delle testate nucleari custodite nel territorio italiano. Fonti riportano tra le 70 e le 90 testate nucleari, ma anche qui un dato ufficiale non è mai stato fornito. Gli ordigni nucleari fanno parte del deterrente nucleare USA e dell'Alleanza Atlantica e dovrebbero essere conservate, a quanto si apprende, nelle basi di Aviano e Ghedi Torre. Il problema delle bombe nucleari in Italia pone allora un possibile profilo di incompatibilità, anzi più che possibile certo profilo di incompatibilità con il trattato di non proliferazione nucleare, ma in particolar modo è evidente come le armi nucleari presenti sul territorio italiano possano rappresentare un pericolo per la salute dei cittadini che vivono nei pressi della base con armamenti nucleari al suo interno. Già da questi brevi cenni emerge chiaramente come attraverso l'approvazione di questi trattati militari e si sia inevitabilmente causato un costo sociale, ambientale e in termini di salute per i cittadini italiani. Basti al riguardo segnalare l'impatto che hanno avuto alcune installazioni militari sulla salute dei cittadini per comprendere la rilevanza della questione. Solo per citare alcuni esempi, ce ne sono svariati viste la quantità di comitati
che sono nati in Italia in tal direzione. Si pensa ai casi di malattie tumorali, in alcuni casi addirittura infantili, e malformazioni che hanno colpito e colpiscono le popolazioni, soprattutto della Sardegna, che è regione maggiormente interessata, costituendo da sola il 62% del totale delle servitù militari italiane. Sostanzialmente avete svenduto la Sardegna, che risiedono nelle vicinanze dei poligoni NATO. Oppure si possono menzionare le battaglie contro l'apertura del MUOS in Sicilia, un sistema di telecomunicazioni satellitari militari posto all'interno di una riserva naturale, a pochi chilometri da Niscemi, un paesino di 10.000 abitanti, capace di generare campi elettromagnetici nocivi anche per la salute umana. Fatte queste premesse, veniamo ora agli aspetti più propriamente giuridici, visto che ci avete detto che a livello costituzionale questa proposta di legge non funzionava. Supposto che nei principi di incostituzionalità che anche noi abbiamo riscontrato ed erano veramente esigui, abbiamo noi stesso proposto sia in commissione che in aula emendamenti correttivi per rendere questa proposta assolutamente e perfettamente costituzionale. Se aveste voglia, quantomeno di prendere in considerazione, anziché bocciare la legge tout court, forse ve ne accorgereste anche voi. La proposta di legge in esame affronta un tema di vera sostanza giuridica, già che quello degli accordi internazionali in materia militare e quello connesso e conseguente alle delle basi e servitù militari costituisce inevocabilmente un vero e proprio buco nero nel nostro diritto costituzionale. E dopo riscontrare in proposito una grave confusione, una perdurante incertezza di funzioni e di procedure, in primo luogo nei rapporti tra organi costituzionali di indirizzo politico di maggioranza tra loro, quindi il Parlamento e il Governo, e di questi nei confronti degli organi costituzionali di garanzia, in primo luogo il Presidente della Repubblica. Basti ricordare che in materia di accordi internazionali il Parlamento sembra non svolgere alcune delle sue funzioni tipiche, non ha potere di iniziativa, non elabora il testo dell'accordo internazionale e non ne dispone l'approvazione finale. In verità, lo sfondo teorico di riferimento che la Costituzione Repubblicana del 47 ci propone in questa materia è chiaro, in primo luogo nella sua intelaiatura di fondo, data dalla scelta inequivocabile a favore della forma di governo parlamentare, per cui non è dato individuare alcun elemento che induca a ritenere che in questo ambito particolare le Camere abbiano un ruolo diverso e di minorità rispetto a quello da esse generalmente e costituzionalmente attribuito. Al contempo sussiste una pluralità di disposizioni costituzionali, collocate tanto nella prima quanto nella seconda parte della Costituzione e certamente rilevanti in materia. Queste chiamano tutte in causa il Parlamento quale organo almeno codecisore dell'azione delle principali scelte politiche in ambito estero militare. L'articolo 52,3, il quale sancisce che l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito non è più separato, allo spirito democratico della Repubblica, da cui deriva che l'universo militare non è solo non è più separato da quello civile, ma anzi viene inscindibilmente riconnesso alla democrazia e per essa all'unico organo costituzionale direttamente e immediatamente rappresentativo della nazione, il Parlamento. L'articolo 78 pone in mano alle Camere e non al Governo la decisione sulla guerra e sulla pace. L'articolo 80, il quale chiama in causa la legge e dunque lo stesso Parlamento al momento di ratificare i principali trattati internazionali. Eppure a fronte di tutto questo, la prassi istituzionale di questi ormai quasi 70 anni di vigenza della Carta Repubblicana non appare particolarmente edificante circa il necessario coinvolgimento del Parlamento in tema di accordi internazionali in materia militare, con il corollario, altrettanto grave se si vuole, di una coessenziale marginalizzazione del Presidente della Repubblica in questo specifico settore, in cui la funzione di garanzia appare parimenti insuscettibile di spiegarsi in termini effettivi ed efficaci. Forse anche per tale ragione la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nel corso della nona legislatura suggeriva di doversi autorizzare con legge la ratifica di tutti i trattati internazionali recanti anche l'assunzione di obblighi militari e la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali istituita nel corso della tredicesima legislatura proponeva che fosse autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura militare. In particolare sulle estremamente rilevanti modifiche del più importante trattato militare a cui partecipa il nostro Paese dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, ovvero il Trattato del Nord Atlantico, è mancato qualunque coinvolgimento costituzionalmente doveroso ora del Parlamento ed ora, per altro verso, del Presidente della Repubblica. Si tratta di un vero e proprio paradosso, posto anche che l'articolo 11 di quel trattato stabilisce a chiare lettere, tra l'altro, che le sue disposizioni saranno applicate dalle parti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Al contrario, se passati dal trattato costitutivo della NATO di carattere strettamente difensivo, che si faceva riferimento all'articolo 51 della Carta dell'ONU, al trattato di intervento globale, disegnato un nuovo concetto strategico che prevede addirittura operazioni non articolo 5 della Carta, ovvero operazioni non difensive ma anche offensive. Casi banali sono Libia e Afghanistan.
Il cambiamento che si è avviato con questo nuovo concetto strategico ci porta chiaramente a una riflessione su cosa il nostro Parlamento voglia fare, voglia avere come rapporti con una NATO che è totalmente riformata nello Statuto. Statuto che tra l'altro non è mai stato approvato in nessuna forma né dal popolo italiano né dal Parlamento italiano. E, sempre con riferimento alla funzione legislativa, va detto che non è certamente questo il primo momento in cui il Parlamento ha cercato nel corso degli anni di riformare la partecipazione alla NATO, solo che anche questa volta la legge vedrà un muro fatto dai vostri emendamenti che sopprimeranno l'intero articolato. È grave, secondo il nostro punto di vista, che la nostra partecipazione alla NATO colpisca e delegittimi i nostri accordi molto più, secondo me, significativi, quali il Trattato di non proliferazione nucleare, il Trattato sulle armi biologiche. Ce ne sono una marea firmati negli ultimi 50 anni che vanno tutti a infrangersi contro l'attuale gestione della NATO, nonché in particolare la gestione delle bombe atomiche sul nostro territorio. Le lotte delle popolazioni civili in Sardegna, come la chiusura dei poligoni di tiro, come la chiusura degli addestramenti fuori controllo di fatto in Sardegna, ma anche appunto come diceva il MOS in Sicilia, dovrebbero darvi un segnale chiaro insieme a questa legge. La riforma della NATO oggi è imprescindibile nei rapporti del Parlamento e del popolo italiano. Voi domani probabilmente quando arriverà in aula la boccerete con un solo voto e un solo emendamento, ancora una volta non vi prenderete la responsabilità di dare una proposta voi, la proposta ve la diamo noi che siamo opposizione e quando saremo al governo la faremo noi. Grazie. La ringrazio.